12, leggiamo dal verso 15: a Dio sia la gloria. Ora uno dei commensali, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. Allora Gesù gli disse: un uomo fece una gran cena e invitò molti, e all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite, perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un podere e devo andare a vederlo, ti prego di scusarmi. E un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Così quel servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, pieno di sdegno, disse al suo servo: presto, va per le piazze e per le strade della città. Conduci qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi. Poi il servo gli disse: signore, è stato fatto come hai comandato, ma c'è ancora posto. Allora il signore disse al servo: va fuori per le vie e lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena. E questo è il testo relativo a questo invito, a questo evento, che in questa traduzione viene presentata come una cena. Altre traduzioni parlano di un convito, di una festa. Perché vi segnalo questa differenza? Perché parlare di una cena sembra una cosa che si fa la sera per la mattina, oppure il giorno prima per il giorno dopo, quando si dice a qualcuno: ehi, domani sera, che ne dici, vuoi venire a cena a casa mia? L'idea invece di una festa ci aiuta a comprendere il lasso temporale. E faccio riferimento a quello che in Israele è la festa per eccellenza, un matrimonio, che non dura una giornata, ma che solitamente dura una settimana. Che cosa succede quando c'è un matrimonio? Che si invitano i familiari, si fa sapere alle persone: guarda, più o meno, in questo periodo dell'anno, verso il 15, il 16, verso il 20 di tal mese, comincia la festa del matrimonio. Quindi non c'è una data specifica, perché la festa dura una settimana e ci sono gli invitati che partecipano a tutti i 7 giorni o quelli che ci vanno saltuariamente. Sapere più o meno qual è il periodo doveva consentire che uno dice: mo me lo segno, lo metto sul calendario. Quando si arrivava a quel periodo e la festa era preparata, perché non c'era il problema di oggi, dei ristoranti, delle organizzazioni, il giorno preciso, l'orario preciso, la festa era familiare, era organizzata nella casa della famiglia, quindi negli spazi familiari. Uno si dava una data, quando si arrivava e tutto era pronto, il padrone di casa chiamava il servo e diceva: va a dire a tutti gli invitati che siamo pronti per cominciare la festa. Vi ho spiegato questo per rendervi consapevoli di quello che accade in questo racconto. Che cosa attraverso questa parabola Gesù mette davanti a noi? Se leggiamo i testi precedenti, Gesù è a tavola, è a Gerusalemme,
o meglio sta andando verso Gerusalemme, nel suo viaggio verso Gerusalemme è ospite nella casa di un noto fariseo del posto. E mentre è lì ci sono diversi discorsi, quello che abbiamo preso in considerazione è quello che nasce quando uno di quelli che è a tavola con Gesù o guardando la mensa preparata fa un'osservazione arguta, no? Il tipo cosiddetto che vuole apparire spirituale in una situazione materiale. Guarda la tavola e dice: ci doveva essere del bel pane sopra quel tavolo. E guardando a quel pane si rivolge a Gesù e dice: beato chi mangerà del pane nel regno di Dio. È quello che dice: siamo qui, ci stiamo riempendo lo stomaco, là fuori ci sono i poveri, oppure stiamo pensando al pane terreno e stiamo perdendo di vista il pane celeste. Gesù raccoglie la provocazione e racconta questa parabola. Un uomo ha organizzato una festa. Tutti sanno quando è il periodo della festa, e quando il servo esce e li va a chiamare tutti quanti, che cosa accade? Chi una scusa, chi un'altra ancora. Noi non vogliamo parlare dei soggetti interessati nella festa. Io voglio considerare questa scrittura per parlare di noi. Perché il Signore del Cielo, nella sua casa, nel suo regno, ha preparato una festa alla quale ha invitato tutti quanti noi. E così come ci dice la parabola delle vergini, ha detto: non si sa quando la festa comincia, però vegliate, tenetevi pronti, tenete l'abito pronto, tenetevi preparati, perché appena comincerà la festa voi non potete mancare. E se noi guardiamo alla nostra vita, nessuno di noi sa qual è il giorno in cui entreremo nel regno dei cieli. Nessuno sa quando il Signore ritornerà e ci porterà tutti insieme. Nessuno di noi sa qual è il giorno della sua chiamata individuale, quando i nostri giorni termineranno e compariremo dall'altra parte. Nessuno lo sa, ma tutti noi, la Scrittura dice, vegliate. Non vi addormentate, controllate che avete olio nella vostra lampada, controllate il vostro abito, e questo non lo possiamo fare una volta ogni tanto. Non possiamo prepararci per un vestito e poi lo mettiamo nell'armadio e siccome passano i giorni o ci ingrassiamo o ci dimagriamo e l'abito o ci va largo o ci va stretto. Tutti vorrebbero che l'abito andasse largo, ma è più facile che ci vada stretto. Perché quando ci lasciamo andare, tendiamo ad allargarci, e ad allargarci in tutti i sensi. E fa paura pensare che quelli che erano i diretti invitati hanno tutti da fare. E il Signore deve dire al suo servo: lasciali stare, non ti preoccupare. Dovessi tu pensare che senza di te la festa non comincia? C'è qualcuno qui che ha la presunzione di dire: senza di me non c'è festa nel regno dei cieli? Neanche fossi lo sposo all'altare o la sposa che deve arrivare. Lo sposo è già dall'altra parte e sta aspettando la sua sposa. E questa sposa non è un singolo individuo, ma è l'insieme di tutti i credenti sulla faccia della terra, quelli in vita e quelli che si sono già addormentati nel Signore. Se tu vorrai, potrai essere parte di questa sposa. Se non vorrai, io ti assicuro già da adesso che la festa si farà senza di te. Io personalmente ci voglio stare.
Se siamo qui questa sera è perché vogliamo partecipare a quella festa. Ma io voglio dirvi qualcosa di più. Non so se ci sono qui amici per le prime volte che non si sentono ancora parte degli invitati, che non hanno ancora la consapevolezza di essere parte della Chiesa e quindi parte della sposa di Cristo, e che quella festa è preparata davanti anche a loro e che devono fare il possibile per non mancare. E per non mancare a quella festa c'è un testo precedente che ci dice: sforzatevi di entrare per la porta stretta. È la porta che mena al cielo, la via che conduce all'eternità. Non è la chiesa di Casal di Principe, non è il nostro ministero, non è la via delle buone opere, non è un santuario in particolare. La porta dell'ovile, la porta del cielo si chiama Gesù Cristo. E chi passa attraverso di Lui, chi si arrende a Lui, chi confessa il Suo nome, quale proprio Signore e Salvatore, entrerà. O se preferite, sarà il Signore a venire a cenare con voi. Così come dice l'Apocalisse: io sono alla porta e picchio. Se uno apre, io entrerò e cenerò con Lui. Però il Vangelo invece ci invita a noi a entrare e a guardare Gesù, qual è la porta. Ma dicevamo, al di là di qualcuno che è invitato a entrare a far parte della sposa, io voglio parlare a tutti quanti come ai servi. Nella parabola compare un solo servo. Siccome il nostro Signore ha una casa enorme e la vuole riempire tutta quanta, io voglio guardare a voi come a tanti servi e serve del Signore. E a questi servi e a queste serve il Signore dice questa sera: presto. Andate per le piazze e per le strade, conducete qua i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi. E la scrittura non ce lo dice, ma il servo della parabola è andato. È andato per le piazze, per le strade, tutti i mendicanti, i mutilati, gli zoppi e i ciechi che ha trovato, li ha portati. Infatti il verso dopo dice: il servo disse: Signore, ho fatto come hai comandato. Però la casa è ancora vuota, c'è ancora posto. E questo dice a me, dice a te, che nel regno di Dio c'è spazio per tutta l'umanità, che non ci basta guardarci attorno e dire: fratelli, meno siamo nel regno dei cieli, meglio stiamo. No, cari nel Signore, se tu pensi questo, difficilmente entrerai nel regno dei cieli, perché la più grande scoperta di quel giorno sarà che quelli che pensavamo entrare non li vedremo entrare, e quelli che pensavamo non sarebbero mai entrati li vedremo entrare. Però poi c'è un'altra parte: scoprire se noi siamo entrati. Ed è per questo che ci dobbiamo sforzare. Ci dobbiamo sforzare. Però dicevo, voglio guardare a voi come a tanti servi che il Signore manda. E manda i mendicanti, manda i poveri di spirito. Manda a quelli che fanno fatica a trovare Dio. Manda a quei tanti che probabilmente sono già stati in questa casa. Ci manda a quei tanti che probabilmente conoscono la casa del Signore.
Ma quando guardano alla casa del Signore dicono di se stessi: ma io sono troppo povero, io sono troppo piccolo, il Signore non può prendere uno come me. Ma io e te dobbiamo andare a dire a questi poveri che eravamo poveri come lui e il Signore ci ha chiamati e ci ha fatti ricchi, che ci ha dato il diritto di essere suoi figli. E come l'ha fatto a noi, lo ha fatto anche a loro. Qui sta la nostra missione: convincerli che c'è posto per tutti quanti. E qui dobbiamo essere persuasivi, qui dobbiamo essere pieni della passione di Cristo, qui dobbiamo tormentare amorevolmente la gente, perché chi non entra nella casa del Signore ha soltanto un'altra possibilità, un luogo che molti non hanno più il coraggio di proferire. Chi non entra per la porta stretta, chi non entra per Cristo, chi non entra alle nozze dell'agnello, finirà nella perdizione eterna, nel luogo dove, dice l'altro testo, c'è stridor di denti, dove c'è sofferenza, perché la separazione da Dio è sofferenza eterna e non durerà un attimo. La Scrittura dice che durerà per l'eternità. E noi queste cose le dobbiamo tenere presente, innanzitutto per noi. Perché quando il diavolo viene per portarci lontano da Dio, gli dobbiamo dire, così come a volte ironicamente si utilizza un'espressione, ogni tanto mi concedete una licenza poetica, c'è l'espressione, non so se l'avete mai usata, tu si scemo in capo. Ve l'hanno mai detto? L'avete mai detto a qualcuno? Ditelo al diavolo quando viene a voi e cerca di accarezzarvi, cerca di dire: ma che fai? Ma pensi ancora all'eternità? Ma sei convinto che un giorno sarai alla presenza di Dio? Guarda che non esiste nulla, è tutta una fantasia, neanche io esisto. Lì siate furbi e astuti e ditegli: tu si scemo in capo. Cai, potrai essere furbo come vuoi, ma io non rinuncerò a ciò che Cristo ha comprato per la mia vita, a ciò che Cristo mi ha donato. E allora noi dobbiamo andare ai mendicanti, ai poveri, ai mutilati. Sapete chi sono i mutilati, parlando ad una chiesa? Sono quelle persone che si stavano avvicinando al Signore, che si stavano interessando alla fede, che forse sono anche entrate in chiesa, poi hanno incontrato un caro fratello, una cara sorella che gli ha tagliato le mani, che gli ha tagliato le gambe, con qualche bella espressione d'amore lo ha reso storpio per sempre, l'ha traumatizzato, che quella persona ha detto: io qua non ci metto più piede. Grazie, glieli hanno tagliati i piedi, gli hanno fatto passare la voglia di camminare verso il Signore. E noi siamo i servi della casa del Signore, noi dobbiamo avere questa responsabilità, dobbiamo avere questa sensibilità. Perciò io vorrei che voi questa sera, mentre io vi parlo, se vi viene davanti agli occhi o avvertite nel cuore il viso di qualcuno, il nome di qualcun altro che da tempo non venite nella presenza del Signore, annotatevelo, perché non ve lo sta suggerendo il pastore Elpidio, ma è lo Spirito Santo che vi sta chiamando come servi di questa casa, affinché voi andate a recuperare quel mutilato, quello storpio, chi ha scelto di non venire più in chiesa perché ha fatto uno spiacevole incontro che gli ha fatto decidere: io non voglio partecipare alla festa del Signore. E voi dovete andare non per andarlo a rimproverarlo, ma per dirgli: che stai facendo? Che fai? Ti sei reso conto che tu in questo modo
non sarai alle nozze dell'agnello, che per colpa di qualcuno o di qualcun altro stai rinunciando alla tua salvezza. Poi ci stanno gli zoppi. E gli zoppi sono quelli che si erano appoggiati a qualcuno, perché lo zoppo è colui che non ce la fa a camminare da solo. È uno zoppo, non può essere guidato da uno zoppo, così come un cieco non può essere guidato da un cieco. Allora io e te, se siamo sani nel Signore, dobbiamo andare a prestare il nostro soccorso a chi fa fatica a camminare nelle vie del Signore, a chi zoppica perché mette un piede dentro la chiesa e un piede fuori, un piede verso il Signore, un piede verso il peccato. Ed è per questo che zoppica, ed è per questo che il Signore manda te o manda me come servo a dire: vai ad aiutare quel povero zoppo, perché da solo non ce la può fare. E poi ci sono i ciechi. Ci sono quelli che vedono ma non intendono. Ci sono quelli che ti guardano e dicono: ma la mia vita non mi manca niente, mi sento bene, tutto il resto poi se ne parla. E questa è una cecità tremenda. E tu ed io dobbiamo andare ad accendere la luce della parola di Dio e dire: guarda, stai camminando in una maniera che ti può condurre soltanto alla morte eterna. Che sarà di te? Ti ricordi della parabola del ricco Epulone che accumula, era tutto felice, tutto gli andava bene, poi è arrivato a un certo punto e dice: va bene, adesso è il momento che mi posso godere, mi posso vedere bene della mia fatica. E quella notte stessa invece la sua anima è richiamata, suonano le campane della vita eterna e lui deve andare a fare i conti con Dio. Se oggi accadesse questo, tu sei pronto a fare i conti con Dio? O pensi che Dio ti vuole tanto bene che strappa i tuoi debiti? Sì, Dio ti ama, ma c'è una condizione: affinché il tuo peccato sia condonato, che tu gli arrendi la tua vita e lasci che il sangue di Gesù ti lavi e ti purifichi. Vai per le piazze, vai per le strade, ai poveri, ai mutilati, agli zoppi e ai ciechi. E quando abbiamo raccolto tutta questa gente e torniamo insieme in chiesa, il pastore Davide mi dice: è arrivato il momento di buttare giù la parete. Noi ci guarderemo attorno perché non penseremo a qua giù, ma guardiamo all'assù, dove verranno da settentrione e da ponente, da oriente, da occidente, ma ci sarà posto per tutti. E questo servo guarda il suo signore e gli dice: tutti quelli che ho trovati li ho portati. Signore, dacci la grazia di poterci guardare in faccia, io e i miei fratelli, e dire: tutti quelli che abbiamo trovati li abbiamo portati. Ma siccome io non ho tanta fede, faccio come Abramo: Signore, la metà di quelli che troviamo, donaci la grazia di portarli ai tuoi piedi. E cominciate a crescere in fede. Prima ero solo e abbandonato, adesso la metà riuscite a dire amen. Se diciamo un quarto, aumentano. No, fratelli, noi con le cose di Dio non dobbiamo andare al ribasso, ma dobbiamo andare al rialzo. Signore, tutti quelli che incontriamo li vogliamo portare alla tua presenza. Perché noi faremo il nostro lavoro, ma è lo Spirito Santo che convince. È lo Spirito Santo che piega i cuori. È lo Spirito Santo che apre gli occhi. È lo Spirito Santo che apre le coscienze. Però quando arriviamo, che bello poter dire: c'è ancora posto.
Meno male che c'è ancora posto. C'è ancora posto, così come un giorno c'era posto per me e c'era posto per te. E attenzione a non perdere il posto che il Signore ti ha riservato. Dovunque andate, assicuratevi che quel posto è il vostro. Così come fate con la sedia in chiesa, ci tenete a marchiarlo e a occupare sempre lo stesso posto, assicuratevi che il posto nel regno dei cieli non ve lo tocca nessuno. Va per le vie e lungo le siepi e costringili ad entrare. Qui si allargano gli orizzonti. Se prima erano per le piazze, quindi per le vie della città, e quindi il servo è invitato a quelli a lui vicino, il secondo invito che io e te riceviamo è andare fuori la città, andare per le strade dove non ci sono le luci, e andare a cercare quelli che si nascondono nell'ombra, e andare a cercare quelli che sono dimenticati da tutto e da tutti, e andare a cercare i cosiddetti fantasmi della società, di qualunque razza o nazione essi siano. Questo Vangelo ci dice questa sera: andate per le strade buie, andate per le siepi. Avete mai riflettuto perché per le siepi? Dobbiamo andare per campagna, perché le siepi indicano il luogo che offriva ospitalità a quelli che non avevano un tetto, a quelli che non avevano un luogo dove posare la testa, andavano a dormire sotto le siepi. E io credo che qua abbiamo un mandato specifico di andare a cercare quelli che non hanno riposo, di andare a cercare quelli che non hanno un luogo dove posare il proprio capo. Ed io penso che basta aprire la porta di casa nostra e ne troveremo a centinaia. E davanti a quelle centinaia, da questa sera, io e te dobbiamo avvertire il fuoco dello Spirito Santo che manda noi. Quante volte abbiamo pregato: Signore, usati di me. Signore, mandami dove tu vuoi. Questa sera io vi sto dicendo dove il Signore ci vuole mandare. Amen. E se non vi piace, preoccupatevi del vostro posto. Perché poi chi non è obbediente al comando del Signore diventa disobbediente. Costringili ad entrare, perché il mio desiderio è avere una casa piena. Noi dobbiamo far concorrenza all'inferno. Io credo che siamo troppo lascivi davanti alla gente che ogni giorno finisce all'inferno. Viviamo la morte degli altri come un problema che non ci appartiene. E se poi quel giorno il Signore ci ridomanderà del sangue di qualcuno, era meglio che non venivo questa sera. Io voglio svegliare la vostra coscienza. Perché a volte viviamo un cristianesimo, basta che stiamo bene noi, tutto il resto. Se il Signore ci tiene qui in vita è perché noi possiamo essere strumenti Suoi. È perché un giorno possiamo sentirci dire: entra, entra benedetto dal Padre mio. Entra, perché ti avevo chiesto di fare una piccola cosa e tu l'hai fatta. Vieni, entra. Il Signore non ha bisogno di noi, ma il Signore dona a noi la grazia di poterlo servire. Perché se non lo facciamo noi, lo farà qualcun altro. Ma se il Signore chiede di farlo a me, io lo voglio onorare, perché Egli ha dato la sua vita per me.
Chi di voi vorrebbe i propri figli perduti? Chi di voi vorrebbe i propri familiari perduti? Chi di voi vorrebbe i propri amici perduti? Domanda: cosa stiamo facendo per la loro salvezza? Costringili ad entrare. Io voglio che questa frase, che qualcuno di voi ha visto condivisa già in diversi luoghi e posti, diventi il nostro tormento. Voglio tormentarvi con amore. Voglio che voi la notte saltiate nel sonno e vi sentiate dire: costringili ad entrare. Che ogni momento della vostra giornata echeggi nel vostro orecchio destro e nel vostro orecchio sinistro, dove forse ci sentite di meno: costringili ad entrare. Che quando siete al lavoro con un amico, con un conoscente, quando vi trovate a parlare con qualcuno di calcio, di televisione, lo spirito vi faccia sentire: costringilo ad entrare. Il nostro primo argomento deve essere l'amore di Dio. Ogni occasione è quella buona per dire a qualcuno: Dio è interessato alla tua vita. L'ho raccontata a voi la storia del bambino? Sì o no? Quella del bambino che va ad evangelizzare? No. L'ho raccontata a voi? Voi mi fate venire dubbi esistenziali. È vero che ultimamente non sto mai nello stesso posto. La sorella mi dice: forse l'hai raccontata ad Aversa. Un buon servitore, interessato a onorare il Vangelo, impegnava il suo tempo libero evangelizzando, invitando le persone, così per obbedire a questo testo, no? Costringili ad entrare. E nelle sue missioni, nei suoi giri di invito, portava con sé il suo bambino. Un giorno, prima della riunione, prima del culto, era programmato che facessero il loro giro per il vicinato, ad invitare le persone ad entrare nella casa del Signore. Però era una giornata uggiosa, pioggia, freddo. Voi quando piove e fa freddo, che cosa succede? Ve ne vorreste stare a casa. E tutte le volte che lo fate, non venite in chiesa, ricordatevi che dovete morire. Quella giornata il papà dice vicino al figlio: vabbè, il tempo è quello che è, ci andiamo la settimana prossima. Però il ragazzo, che era stato animato nello zelo, aveva seguito sempre l'esempio del papà, dice: no, ma che fa, andiamo lo stesso, che fa che piove, no, lascia stare, dopo abbiamo il culto, andiamo direttamente al culto. Ma il ragazzino dice: va bene, vado da solo. Si arma di ombrello, prende il suo mazzetto di volantini e fa il giro di tutto il vicinato. Le poche persone che incontra per strada sotto la pioggia, lascia l'invito ad entrare nella casa del Signore, però i volantini che ha portato sono parecchi, c'è bisogno. Non fa come molti operatori che distribuiscono pubblicità, che al primo bidone dell'immondizia li butta dentro. No, le cose che hanno a che fare con l'eternità devono essere consegnate personalmente. E ha finito, gliene è rimasto uno solo. E quando sta per tornarsi, il suo occhio è attratto da una casa. Porte chiuse, però vi sarà mai capitato che avete avvertito
devo andare là. Arriva là e picchia alla porta. Aspetta. Vabbè, non ci sarà nessuno. Si allontana. Ma quando tu c'hai qualcosa dentro, quando si apre la porta, una signora avanti con gli anni. Dimmi ragazzo, cosa c'è? Signora, ho un messaggio per lei da parte di Dio. Il Signore la ama, la sta cercando. Questo è per lei, l'aspettiamo in chiesa. Ragazzo, consegna il volantino e va via. Soddisfatto di aver fatto la sua evangelizzazione, non fa niente che era tutto bagnato come un pulcino con l'ombrello in mano, torna a casa soddisfatto e finisce là. La settimana dopo, alla riunione, al culto, il conduttore, il papà del bambino, prima di predicare dice: c'è qualcuno che vuole raccontare qualcosa, così come a volte facciamo anche noi, c'è qualcuno che ha una testimonianza nel cuore da raccontare, lo faccia adesso. Però tra i credenti nessuno si muove, quando dal fondo della sala si alza una mano. Ed è una signora che lui non conosce, dice: posso raccontare io la mia storia? Prego signora, venga. La settimana scorsa ero stanca della mia vita perché mio marito è morto, i miei figli sono lontani, vivo da sola. Pioveva a dirotto, la giornata era triste e avevo maturato l'idea di uccidermi. Sono salita all'ultimo piano della mia abitazione. Ho fatto appena in tempo a mettere la corda sulla trave quando ho sentito bussare alla porta. Ho detto: vabbè, qualche scocciatore che andrà via. Ho aspettato e questo ha bussato una seconda volta. Ho detto: vabbè, diamogli il tempo che se ne vada via. Il ragazzo, ricordate il ragazzo che stava andando via? Ho preparato il mio cappio. Quando stavo per metterci la testa dentro, una bussata ancora più insistente. E lì ho detto: voglio proprio andare a vedere chi è. Chi è venuto in questo momento che io avevo deciso di uccidermi a bussare alla porta di casa mia. E quando ho aperto la porta ho trovato un bambino che mi ha detto: Dio è interessato alla tua vita. Ed io in quel momento ho deciso che non valeva la pena di uccidermi se Dio mi stava cercando. I mutilati, gli zoppi, i ciechi, i dimenticati, gli abbandonati stanno aspettando noi. Servi, andiamo, perché la casa del Signore deve essere riempita. Che vi rimanga nel cuore, nella mente, davanti agli occhi, costringili ad entrare. Qualche volta siamo noi conduttori, pastori, costretti a costringervi a venire in chiesa. E questo non dovrebbe succedere. Che i servi vengano costretti, esortati a venire in chiesa. Perché noi siamo i servi. Questo è il nostro posto. Stiamo servendo il Signore, sì o no? Perché se non serviamo, non siamo servi. Serve chi serve. Chi non serve, non serve.
È sempre stato così. Noi vogliamo servire il Signore fino alla fine. Andiamo. Abbracciate le persone. Costringetele tra le vostre braccia. Non prendeteli con la forza, ma fategli sentire l'amore che Dio ha messo nei vostri cuori. Amen. Dio vi benedica. Vi invito ad alzarvi.